Vai, 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 vai. Messo. Un bel pacchetto di gomme. È una cosa per giovane, quindi ti piace, perché vanno mai ricordare questo buono, non è che. Però sai, quando tu vai personalmente la cosa, ma troppe. Ah, vediamo, vediamo. Aspido. Che cos'è? Una murena. Ma sotto una murina. La murrina. Fa vedere, mettila bene, mettila bene. Bella proprio. È la murrina, ti mangio sano. Ma pure con me. Sono grandi cibi. E non ci prima, perché vanno a scuola, poi io non riesco, io non posso uscire, perché io non cammino, no, non cammino. A volte pure io con mia figlia che abita vicino a me, una fermata. Eppure passano le settimane a volte non ci va bene. Che lei tiene i suoi impegni, i miei, e sa che si piace. Grazie. Bello, grazie. Ma non c'è spazio. Vai, vai. Che cazzo là? Ma non ho capito, che fai? È sistemato. Ma noi facciamo. Guarda chi non si accontenta, guarda. Ma ti ha detto come viene bello il capello intorno alla telecamera? Bianco, dice. Ma io il pesco per fortuna. Cosa vera, cosa vera? Ah, magari a casa tua. Hanno messo delle 18. Andiamo a dare la telecamera, sai cosa sembri? Un giudice di quella dell'Ottocento con quelli parrucconi. Giudice? Prendi loro due, guarda come sono tipici. Oh, lo so. Metti che la mozzarella c'è il tuo padre da pigliare. No, glielo no, 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 no. Il mio padre, poi scusate, che sto finendo di mangiare. Ma successivamente tradotto da questa sera. Quindi non stare pigliare. Maria, vuoi un altro pezzo di pizza? Lo so, però mi no, magari... La mozzarella? Sì. Dopo pure. Allora finisci prima pure. Tanto tu quante pezzi di pizza hai gradito? Per la busta mettiamo i pezzi con il vento. Quattro pezzi di pizza hai gradito? Sto fatto, quindi quattro pezzi di pizza. Io tre. È quello che sono giovane. 16, loro due, ma pure mia figlia Francesca. Sì, sta zuppito un latte. Francesco, guarda, quando va a lavorare di mattina non lo può mangiare, perché poi non si sarebbe mangiato. Lo stomaco. Allora prima di andarsi fa mamma, Dottore? Pedative, dottore? Allora, che ne mangiate di questa Coca-Cola? Che annata è secondo voi? 2005. Ottima annata per la Coca-Cola. Per la Coca-Cola, ottima annata. Sì, un'ottima annata. Quando si parla così? Un'ottima annata, 2005. Adesso gradisco anche il mio quinto pezzo di pizza. Ma non è piaciuto. Ma dove l'avete preso? Non è fino a fuori. Ma è colano, vicino da noi. Non è fino a fuori. E anzi è fredda, non è come quando... Ma voi tornate di forma. Una cosa,
cos'è altro, perché Maria di Giro quando è andato, beh, è un prosciutto che andò. Ma sai, mi prendo il piatto, il piattino. Vabbè, è venuto così dal panino. Quattro. Ecco Anna Maria che fa le porzioni. Questa torta mangerà una nazione intera. A bocca Rosaria? Troppo che ha fatto. Antonio, tu la prendi la torta? Certo. Vuol dire che sa dividere bene. Una zettina, com'è? Una zettina? Giusto un poco per gradire. Metà. Ho fatto la caramellata. Il ruoto. E comunque, dopo ho fatto sta caramellata, si mettono le fettine. Dopo queste fette... Queste fette si mette l'impasto a pan di Spagna. E si fa cuocere per 40 minuti. Le faccio 4 ore a pizza. Adesso l'impasto si mette al forno per 40 minuti di cottura. Forno a 180 gradi. Quante cose raffreddate? Quanto vuoi? Raffreddata un poco, ci si mette lo sciroppo di ananas. E questa è la torta. La torta di zia rossa. Mia sorella. Che lei è la sorella appassionata, è più appassionata. Che le fette cannelline piace. Beh, diciamo che ha pure più tempo. La teneva a casa invece. Sì, ma la salita. A me la bocca è diversa. Cocktail preciso. Due dita. Fallo la partita. Ah, no, non lo so. Si birra. Due dita. Tutta. Ma perché non è miglia di le scattine che ti hanno seguito nell'ultima volta? Che è superato un metro di acqua? No, penso di meno. Non ha cercato tutto l'acqua. La panciata. E chinotto. Milanova, disse un potere di nove. Allora, si fa prima... Salute. Esco male un poco, poi si alza il bicchiere e la salute di tutto quanto, tu bimbo. Ma non mi sembra che ti metti le dita. L'onomastico ormai è giunto al termine. Ormai gli invitati, sazi e satolli, ma non lo offre. Specialmente una signora di nostra conoscenza, è sazia e satolla, ovvero sia Tittina. E si immagina? Tittina, un arrivederci alla prossima festa. Arrivederci e grazie. L'anno che bene. Ah, buon questo pure esce.